Franchissimo, Lucia, proprio per raccontarti, prendo proprio le ultime tue parole, mamma Natuzza. Lo abbiamo fatto stamattina con il figlio Antonio, ma lo facciamo anche con un'altra figlia, Angela. E a lei abbiamo voluto chiedere, io in realtà ho fatto una semplice domanda, quali sono state le ultime parole di mamma a te? E la risposta mi ha davvero lasciato senza parole. Guardate la sua testimonianza. Mamma è stata una donna semplicissima, umile, una mamma come tante. Lei con noi c'era un rapporto bellissimo. Noi siamo cresciuti con lei, lei ci seguiva con tanto amore, era molto premurosa, affettuosa, ci dava dei consigli pure, però non ci ha mai condizionato nelle nostre scelte, diciamo, importanti, ci consigliava. Noi siamo vissuti con lei in un modo particolare, nel senso che abbiamo vissuto nell'ordinarietà tutto quello che era straordinario, perché la nostra casa era sempre piena di gente, di persone che venivano a trovarla, bussavano a qualunque orario alla porta di mamma per chiedere un consiglio, avere una parola di conforto. E lei da piccoli ci ha insegnato e dice: voi dovete considerare queste persone come se fossero dei vostri fratelli, dobbiamo essere accoglienti. Perché chi viene alla mia porta non viene perché viene a raccontare un fatto bello, viene perché ha bisogno, ha una necessità, quindi dovete essere sempre accoglienti, col sorriso, volerli bene come dei fratelli, una grande famiglia. Questi erano gli insegnamenti da piccolini che lei ci diceva. Non me la ricordo mai, bella seduta a tavola che stava tranquilla, scappava alla porta perché capiva che lì c'era qualche necessità. E quindi quando però ecco riusciva a conciliare le cose, io penso che tutto questo deriva anche dall'aiuto che gli ha dato il Signore, sicuramente, perché non poteva essere per una persona normale fare tutto questo, ricevere 300-400 persone al giorno, crescere 5 figli. Se lei fino a quando ha potuto l'ha fatto, però poi c'è stato un momento che alla fine proprio non ce la faceva più, è stata ricoverata all'ultimo periodo, non riceveva, l'ultimo anno quasi. Ci parlava, noi la capivamo già dagli occhi, dallo sguardo, però qualche parola al momento giusto la diceva alla persona che aveva più bisogno, magari l'angelo glielo suggeriva a qualcuno e lei quella parola aveva la forza di dirla fino all'ultimo. A noi figli questo ha lasciato detto, non l'ultima parola, è stata tutta la sua vita che ci ha lasciato degli insegnamenti. E poi lei sempre diceva: mettete al primo posto nella vostra vita Gesù e la Madonna. E infatti queste sono le parole che sono scritte sulla tomba, come l'ha detto a noi, le ha volute incise sulla tomba per dirle a tutti i suoi figli spirituali: non guardate me, alzate lo sguardo verso Gesù e la Madonna. Siamo già felici per quello che la Chiesa è già riconosciuta alla mamma, quindi l'inizio sappiamo che è una cosa lunga. Penso che se avverrà quando il Signore vorrà, sarà bellissimo. Lucia, una vita che è stata un insegnamento continuo. Noi ci rivediamo tra pochissimo proprio per raccontarti invece qual è l'eredità che ha lasciato Natuzza alle migliaia di persone che sono venute qui sabato per renderle onore, per renderle omaggio. Ci rivediamo dopo da qui, da Paravati, per il momento a te. Grazie.